Valeria Marini, il Canna Gate, sono dalla parte di Francesco Monte, ha un vissuto difficile. Valeria Marini si prepara a raggiungere l'Honduras. Fingerà di essere una concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. In un'intervista rilasciata al settimanale, Chi, la showgirl, ha detto la sua sul Canna Gate e su Francesca Cipriani. In foto, credits, frezza la fata, IPA Valeria Marini si prepara a partire per l'Honduras. La showgirl fingerà di essere una nuova concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. In una lunga intervista rilasciata al settimanale, Chi ha spiegato cosa si aspetta da questa esperienza. Inoltre, ha detto la sua sul Canna Gate. Valeria Marini spera di far svegliare Marco Ferri. Valeria Marini ha promesso di mettere pepe a questa edizione del reality e ha parlato di cosa si aspetta dal suo ritorno all'Isola dei Famosi. Magari mi fanno partire con qualche bel manzo o magari si sveglia Marco Ferri. Bellissimo ragazzo. Lo avrei visto bene con Bianca Azzei, ma adesso arrivo e sarà un'altra storia. L'opinione di Valeria Marini sul Canna Gate. Valeria Marini si è schierata al fianco di Francesco Monte. Ritiene che ci sia stato un vero e proprio accanimento nei suoi confronti, con Monte tutta la vita e lo dirò anche a Eva quando la vedrò. Premesso che ogni reality ha le sue polemiche, altrimenti non sarebbe un reality, e questo succede in tutti i paesi del mondo, non solo in Italia, però questa volta si è esagerato. Io sono sempre stata contro la caccia alle streghe. L'accanimento su questo ragazzo è eccessivo. Non ci dimentichiamo che non ha ucciso nessuno, che ha un vissuto difficile. E poi mi spiegate una cosa, ma dove si vuole arrivare? Valeria Marini ritiene che la Cipriani sia una sua fan. Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2018, Valeria Marini ha avuto un battibecco con Francesca Cipriani. La naufraga l'ha accusata di essere stata poco gentile con lei in passato, ora avranno modo di incontrarsi. In proposito, la Marini ha dichiarato, nemmeno la conosco. Ma di certo posso dire che è una mia fan e mi imita in tutto e per tutto. Poi bisogna capire se lo fa bene o male. A volte però, lo ammetto, mi ha fatto ridere.